Ehi la ciurma, io sono Azetess e benvenuti in questo nuovo video. L'anno scorso avevo fatto una sorta di commento a caldo di quello che erano stati i Game Awards 2016 e aver riscosso discreto successo. Sono contento di riproporlo quest'anno, anche se un pochettino meno a caldo perché c'è stato il weekend di mezzo. Ma ho un paio di commenti da fare e spero che qualcuno interessi, no? Allora, iniziamo subito molto rapidamente dal gioco dell'anno che è stato assegnato a The Legend of Zelda. I candidati oltre a The Legend of Zelda erano Horizon Zero Dawn, Persona 5, PlayerUnknown's Battlegrounds e Super Mario Odyssey. Non l'ho giocato perché è uscito solo per Switch, ma The Legend of Zelda secondo me meritava davvero il titolo di gioco dell'anno. Anche solo per il fatto di essere riusciti ad innovare un gioco e una saga così vecchia e così talvolta stantia. Molto belli anche Horizon Zero Dawn, Persona 5 e Super Mario Odyssey. Sono assolutamente contento che non abbiano dato il gioco dell'anno a PlayerUnknown's Battleground perché è un gioco in early access e assolutamente mi sembra ridicolo. Anche già solo che sia stato candidato come gioco dell'anno. È vero che è stato un fenomeno molto grande, molto importante, ha avuto un grande seguito, ha superato tutti i record, ha battuto tutti i record, ma è un gioco in early access. Secondo me sarebbe stato dare un terribile segno al mercato dei videogiochi. Miglior regia invece se lo guadagna di nuovo The Legend of Zelda Breath of the Wild. Erano candidati di nuovo Horizon Zero Dawn, di nuovo Super Mario Odyssey. Però in questo caso c'erano anche Resident Evil 7 Biohazard e Wolfenstein 2 The New Colossus. Purtroppo non ho né giocato né visto gameplay di Resident Evil 7, quindi non saprei dire. Wolfenstein 2 molto... Sì, era anche... Boh, io sarei stato indeciso con Wolfenstein, sì, ve la dico tutta, però... Sì. Sono discretamente soddisfatto di come abbiano votato The Legend of Zelda come miglior regia. Per quanto io assolutamente non sia un nintendaro come può sembrare. Miglior narrativa, What Remains of Edith Finch. E sono davvero super contento. Tra l'altro, guardatevi il clippino della loro premiazione perché è stato davvero molto anche toccante, diciamo, per certi punti. Erano candidati anche Hellblade: Senua's Sacrifice, davvero anche questo tanto di cappello per la narrativa. Horizon Zero Dawn, Nier Automata e Wolfenstein 2 The New Colossus. Secondo me gli ultimi tre, Horizon Zero Dawn, appunto, Nier Automata e Wolfenstein 2 The New Colossus, erano su un livello completamente drasticamente diverso rispetto agli altri due. Se la giocavano, secondo me, What Remains of Edith Finch e Hellblade: Senua's Sacrifice come miglior narrativa. Miglior direzione artistica se lo aggiudica Cuphead e secondo me mai premio fu più meritato di questo, probabilmente lo dirò anche per altri premi, ma davvero miglior direzione artistica Cuphead, perché non è che il discorso della direzione artistica è grafica più verosimile, è davvero importante che in questo caso la direzione artistica è stato proprio quello di prendere una determinata direzione e seguirla ed essere davvero completamente inseriti in quel filone, ecco. È stata scelta la grafica dei cartoni animati degli anni 30 e davvero sembra di trovarsi in un cartone animato anni 30 e la sensazione è favolosa. Poi io adoro quello stile grafico, quindi sfondano una porta aperta, ecco. Gli altri candidati erano Destiny 2, che davvero fa ridere al confronto come direzione artistica, Horizon Zero Dawn, che invece davvero ho molto apprezzato dal punto di vista artistico, Persona 5 e The Legend of Zelda Breath of the Wild, anche Zelda è importante, ma rispetto a Cuphead sono tutti una spanna sotto. Miglior colonna sonora, Nier Automata, erano candidati anche Cuphead, Destiny 2, Persona 5, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sì, Nier Automata ci sta. Sì, perché tutti gli altri erano davvero delle colonne sonore interessanti, ma secondo me l'unica con qualche spunto in più, l'unica... Sì, sono convinto che potesse essere davvero quella di Nier Automata. Miglior design audio invece per quanto riguarda Hellblade Senua's Sacrifice. Secondo me questo è un caso davvero in cui
Colonna sonora e design audio davvero hanno degli spunti diversi, nel senso che vogliono dire proprio due cose differenti. La colonna sonora è un conto, il design audio è un altro. E per quanto riguarda Hellblade, il design audio è qualcosa di, cioè l'audio in generale è importantissimo. Non è un discorso di colonna sonora, è proprio un audio effetti sonori e come è il parlato, come sono i rumori, è proprio fondamentale per questo gioco e non aveva competitori, diciamo, in questo ambito, perché sembra davvero un premio ritagliato su misura proprio per questo videogioco. Miglior performance, in realtà, sì, sono soddisfatto di questo, ma ricordo molto poco bene gli altri candidati, cioè, vabbè. No, Melina Jorgens nei panni di Senua in appunto Hellblade: Senua's Sacrifice ci sta, molto ben fatta. Ashley Burch nei panni di Aloy in Horizon Zero Dawn, anche secondo me era molto appropriata. Brian Bloom nei panni di B.G. Blazkowicz, non mi ricordo più come si pronuncia, sì, secondo me un pochettino meno calzante. Le due donne candidate per Uncharted dell'eredità perduta, davvero io non ho memorizzato niente di singolare della loro performance, quindi non saprei giudicare. Però sono d'accordo che ha fatto un'ottima performance Melina Jorgens nei panni di Senua. Gioco di maggiore impatto, Hellblade: Senua's Sacrifice, di nuovo, e sono molto contento, anche se Bury Me My Love, che sto giocando per recensire, è molto profondo, ma secondo me è comunque uno scalino sotto di Hellblade. Più che altro perché in Bury Me My Love si sente il fatto che vuole essere di impatto e che cerca di trasmetterti qualcosa, e quando lo senti, secondo me, perde un po', perché non è che ti sta trasmettendo, cioè ti rendi conto che ti sta trasmettendo, è come qualcuno che ti dice: sì, ma guarda che, non lo so, aiutare il prossimo è bene. Tu dici: sì, è vero, però non lo senti così tanto come se uno te lo mostrasse senza dirti: guarda che ti sto facendo un esempio che devi seguire. Capito? E quindi, boh, gli altri direi no. Life is Strange, Before the Storm, no. Night in the Woods, no. Please knock on my door, no. E What Remains of Edith Finch, no. Per quanto sia un ottimo gioco, What Remains of Edith Finch, non direi che è il gioco di maggiore impatto, assolutamente. È una bella storia, è una bella narrativa, ha una direzione artistica molto bella, cioè non dal punto di vista grafico, ma in generale, però no. Miglior gioco continuativo che, boh, è un premio che lascia un po' il tempo che trova, perché davvero può voler dire un po' tutto e un po' niente. Overwatch, che non lo so, di nuovo contentino alla Blizzard, non saprei dire. Gli altri candidati erano Destiny 2, Grand Theft Auto Online, PlayerUnknown's Battlegrounds, e Tom Clancy's Rainbow Six Siege e Warframe. Forse l'avrei dato a Rainbow Six Siege. Sì. Però davvero, come, cioè, non ho ben chiaro effettivamente cosa volessero indicare con questo premio. Miglior gioco indipendente: Cuphead. Gli altri erano Hellblade: Senua's Sacrifice, Night in the Woods, Spire, What Remains of Edith Finch. Sì, secondo me sia Cuphead che Hellblade: Senua's Sacrifice che What Remains of Edith Finch se la giocavano molto. Night in the Woods l'ho visto un pochettino, Pyre l'ho visto un pochettino, li conosco meno. Boh, sarei stato molto indeciso. Cuphead è una buona scelta, forse non la migliore, ma non l'avrei saputo davvero scegliere. Miglior gioco mobile: Monument Valley 2, che non conosco, non conosco, come non conosco Fire Emblem Heroes, non conosco Hidden Falls e conosco assai poco Old Man's Journey e Super Mario Run. Quindi, boh, sono molto, cioè, so dire molto poco.
Miglior gioco portatile, non mi esprimerei, ho vinto Metroid Samus Returns, ma non saprei proprio cosa dire, neanche con Everwild Oasis, Fire Emblem Echoes, Shadow of Valencia, Monster Hunter Stories, che vabbè, su Monster Hunter qualcosa lo so, ma non tanto da esprimermi, Pucci and Yoshi's Woolly World, anche perché conosco solo Monster Hunter Stories, quindi gli altri non saprei proprio come paragonarli. Miglior gioco di Augmented Reality o Virtual Reality, Resident Evil 7 Biohazard, secondo me sì. C'erano poi anche come candidati Farpoint, Lone Echo, Star Trek Bridge Crew e Superhot VR. Sì, secondo me ha proprio senso Resident Evil 7 perché è poi anche un genere che spopola su Virtual Reality. Miglior gioco d'azione, Wolfenstein 2, rispetto a Cuphead, Destiny 2, Nioh e Prey. Non lo so, anche Nioh avrebbe potuto contendersela, ma è un pochettino meno. Prey, direi di no. Destiny 2, no, mi fa abbastanza ridere come candidatura, e Cuphead anche. Non lo candiderei come miglior gioco d'azione. Miglior action adventure, The Legend of Zelda Breath of the Wild, ci sta, soprattutto rispetto ad Assassin's Creed Origins. Molto bello però era anche Horizon Zero Dawn. Io forse l'avrei dato Horizon Zero Dawn. Super Mario Odyssey. Sì, ma no. E Uncharted dell'eredità perduta. No, direi di no. Forse l'avrei dato Horizon Zero Dawn. Miglior gioco di ruolo, Persona 5 rispetto a Divinity Original Sin 2. Boh. Final Fantasy XV, vabbè, a me non piace Final Fantasy, quindi non l'avrei mai votato. Nier Automata, ni. E South Park, non mi piace South Park. Miglior picchiaduro, Injustice 2, rispetto ad Arms. Vero che Arms è un po' ridicolino, ma è un po' più originale. Marvel vs. Capcom Infinite, Nate Dogg 2 o Tekken 7. Nate Dogg 2, sì, bellino, ma boh, a livello di Injustice 2. Picchiaduro, poi non so se Nidog l'avrei inserito in picchiaduro. È vero, tutto un altro livello, tutto un altro stile, Nidog 2. Sì, dai, Injustice 2 può meritarselo. Miglior gioco per famiglie è Super Mario Odyssey. Sì, direi che il miglior gioco per famiglie è un premio ritagliato proprio su Nintendo. Cioè, è praticamente miglior gioco Nintendo, vabbè. Super Mario Odyssey, gli altri candidati infatti erano Mario Kart 8 Deluxe, Mario più Rabbids Kingdom Battle, che non metterei come gioco per famiglie, Sonic Mania e Splatoon 2. Miglior strategico, Mario più Rabbids Kingdom Battle, che. È vero che Kingdom Come 2 è uscito l'anno scorso, hanno candidato il suo DLC come miglior strategico, ma comunque. Tooth and Trail, Total War Warhammer 2, Halo Wars 2. Secondo me, boh, è un regalo Nintendo questo, miglior strategico. Ma davvero non c'era di meglio da mettere come miglior strategico rispetto a Mario più Rabbids Kingdom Battle? Cioè, per carità, sono contento, è sviluppato anche qua a Milano, quindi bella storia, però, boh. Miglior gioco di guida sportivo, Forza Motorsport 7 rispetto a FIFA 18, Gran Turismo Sport, NBA 2018, Pro Evolution Soccer 2018 e Project Cars 2. Sì, direi di sì. Direi di sì. Student Game Award, non saprei dire niente di nessuno di questi giochi, quindi salto. Vi basti sapere che ha vinto Level Squad e erano candidati anche Falling Sky, From Light, Hollowed, Impulsion e Meaning. E miglior indie al debutto c'erano Cuphead, Golf Story, Hollow Knight, Mr. Shifty e Slime Rancher. Cuphead, tutta la vita. Tutta la vita, e infatti ha vinto Cuphead. Vabbè, poi c'erano candidature dei fan, che era gioco più atteso, Trending Gamer, gioco di sports dell'anno, giocatori sports dell'anno, team sports dell'anno, Chinese Fan Game Award. Gioco di sports dell'anno, vabbè, Overwatch mi fa un po' ridere, però tra gli altri candidati erano Counter-Strike, Global Offensive, Dota 2, League of Legends e Rocket League, sono tutti dei giochi tutt'altro che dell'anno, ma avrei messo Overwatch probabilmente, sì. E questo è quanto. E questo è quanto. Gioco più atteso, vabbè, cioè, ha vinto The Last of Us Parte 2. I candidati erano anche God of War, Marvel vs. Spider-Man,
Monster Hunter World, Red Dead Redemption, può starci The Last of Us Parte 2, boh. Detto questo, sono curioso di sapere quali siano le vostre opinioni invece al riguardo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avreste votato per gli stessi, se c'è qualcosa di cui siete rimasti particolarmente stupiti. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, come al solito, a commentare se per caso... No, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, e a commentare qua sotto, appunto, per inserirvi nella discussione. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti e buona giornata.